vicinanza con la partita del Bologna, quindi questo in parte giustifica il fatto di essere pochi ma buoni, come si suol dire. E mi tocca a me, in quanto organizzatore della serata, che rappresento l'associazione Piantiamo la Memoria, e informarvi che purtroppo l'autore del libro che andiamo a presentare questa sera, per motivi di salute e dell'ultimo momento, nel senso di questa notte, non è potuto venire a Bologna, non potrà partecipare. Mi ha detto di ovviamente scusarsi e mi dispiace molto di questo, soprattutto per la sua salute, ma anche perché, specie per chi ha avuto modo di leggere questo libro, è veramente interessante, è un'occasione interessante per ragionare a partire dalla storia più recente, diciamo, se così vogliamo dire, del Corriere della Sera, di più prestigioso tra i quotidiani italiani, e affrontare una serata in cui vorremmo, da un lato, ripercorrere anche alcuni avvenimenti storici, così come sono stati raccontati e vissuti anche all'interno della redazione del Corriere della Sera, ma anche poi per arrivare a fare una riflessione sul giornalismo e sulla libertà di informazione ai giorni nostri, visto che la libertà di informazione, come sappiamo, come sapevamo ieri e come continuamente abbiamo conferme, è costantemente, diciamo, sotto attacco da più parti in maniere più o meno serie, e quindi è un argomento sempre molto di attualità. E mi fa comunque piacere avere qui con noi gli ospiti che avevamo chiamato ad interloquire con l'autore, proprio pensando a questo taglio. E comincio da Cinzia Venturoli, storica dell'età contemporanea, in particolare Cinzia Venturoli si occupa in particolare di anni 70 ed è, tra l'altro, anche da alcuni anni la responsabile didattica dell'associazione per i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, che qui questa sera tra l'altro è anche rappresentata e mi fa molto piacere, e alla quale ovviamente affideremo in particolare il compito di darci un quadro storico di questo periodo che viene raccontato nel libro, ovvero quello che va dal 68 per l'appunto ai giorni nostri, con particolare attenzione agli anni 70-80. E l'altro ospite che abbiamo voluto coinvolgere è Paolo Morando, giornalista e vice caporedattore del Quotidiano Trentino e autore di due libri che, in qualche modo, uno dei quali è anche citato nel libro di Fiengo, nei quali approfondisce alcuni aspetti interessanti che hanno a che vedere con l'argomento di questo incontro. E infine il direttore del Corriere di Bologna, Enrico Franco, al quale a breve cederò, come dire, la conduzione di questo dialogo, di questa interlocuzione sui contenuti di questo libro mio, che per me è stata una lettura, devo dire, appassionante, perché di fatto è un libro che non è fondamentalmente un vero e proprio saggio, ma è forse più un racconto, una testimonianza di una persona che ha vissuto dal di dentro della redazione del Corriere della Sera per un lungo periodo, per un ventennio anche come rappresentante dei giornalisti del Corriere della Sera, e che quindi in quel ruolo quello che possiamo definire un testimone privilegiato anche delle vicende che si sono intrecciate sì con la vita del Corriere della Sera, ma soprattutto con la vita politica di questo paese. E niente, io a questo punto, a mo' proprio di introduzione brevissima, vorrei, prima di lasciare, come dicevo, il microfono a Franco, citarvi due aneddoti che possono funzionare in qualche modo per iniziare ad addentrarsi in questo racconto e che hanno a che vedere sia con il Corriere della Sera sia con l'esperienza, diciamo, umana e professionale di Fiengo. Il primo aneddoto avviene a Bologna nella primavera del 1977 e
in quel periodo, in un giorno di quella primavera, si svolge un pranzo di lavoro, diciamo così, in un ristorante molto famoso di Bologna, il Pappagallo, che come sapete si trova nei pressi delle Due Torri. A questo pranzo partecipano Silvio Berlusconi e Franco Di Bella. Franco Di Bella in quel periodo era direttore del Resto del Carlino. Il Carlino, il quotidiano di quello che veniva definito il Cavaliere Nero Attilio Monti in quel periodo. E durante questo pranzo, in sostanza, questo viene testimoniato da un altro giornalista scomparso ormai da parecchio tempo, Marco Nozza, e Berlusconi in sostanza convince Franco Di Bella ad accettare la proposta che gli era stata fatta di prendere in mano la direzione del Corriere della Sera al posto di Piero Ottone. Dal marzo 78, cioè diciamo dall'anno successivo a questo, un anno dopo questo pranzo, Berlusconi con la direzione di Bella diventerà un collaboratore fisso sostanzialmente del Corriere della Sera fino allo scandalo della P2, dopo il quale ovviamente la cosa si interromperà. L'altro aneddoto avviene invece a Milano, molti anni dopo, il 25 aprile del 94, nella sede del Corriere della Sera. 10 giorni dopo aver lasciato l'incarico da Presidente del Senato e pochi mesi prima di scomparire, Giovanni Spadolini, che peraltro il Corriere della Sera lo aveva diretto dal 68 al 72 e che nell'81, in seguito appunto allo scandalo della P2, diventerà il primo presidente del Consiglio non democristiano, prende da parte Fiengo a un certo punto e gli dice testualmente: vedi Raffaele, le tue sembravano denunce esagerate, si riferisce appunto al periodo dello scandalo P2, in verità erano errate per difetto. Con la P2 sono arrivati in via Solferino i soldi della mafia e anche uomini espressione di quel mondo. Ecco, a partire da queste due piccole suggestioni io passo la parola ai nostri ospiti. Piccole non tanto, Com'è? Piccole non tanto. Piccole nel senso brevi, non sono espresso male, però fondamentalmente abbastanza emblematiche e sono tra i tanti, chiamiamoli così, in certo senso provocatoriamente, aneddoti di cui si parla nel racconto di Fiengo in questo libro e che dipingono un quadro che, visto specialmente oggi a distanza di tanti anni dall'immediatezza degli eventi, meritano credo una riflessione e credo sia un buon motivo per leggere questo libro e per chi volesse eventualmente acquistarlo, visto che grazie alla collaborazione della libreria Il Secondo Rinascimento il libro è in vendita anche qui questa sera. Vi ringrazio di essere qui e lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie, buonasera. Allora, senti, io porto le scuse di Raffaele, che devo dire ci teneva veramente a questi incontri, infatti nel sentito di tu vieni, mi raccomando, perché è davvero, non è una cosa inventata, insomma, all'ultimo momento. Tant'è che abbiamo anche cominciato a discutere sul libro, ho detto ma tanto ne parliamo lì. E mi spiace perché appunto mancando lui alcune considerazioni, insomma, cioè, come sempre dico quello che la penso, me la penso, però manca il confronto dialettico. È un libro molto importante che dovrà leggere prima di tutti i giornalisti. Per rendersi conto intanto di come non si debba essere eroi per tenere la schiena dritta, nel senso che per esempio Raffaele addirittura ha dato del lavoro all'editore, il quale voleva licenziarlo e l'ufficio legale gli ha detto c'è un contratto, non lo puoi fare. Devo dire, di qui siamo addirittura al limite, perché in qualsiasi altra azienda se tu anche pubblicamente il nome dell'azienda, ecco, proprio per dire che noi abbiamo anche delle tutele da questo punto di vista. Ma ancora di più, a un certo punto gli hanno proposto di andare negli Stati Uniti sostanzialmente a divertirsi, fare un pezzo alla settimana con la famiglia, la casa, scegliendo dove andare, andando a Washington, e lui alla fine ha quasi accettato e poi ha detto no, perché appunto non voleva abbandonare la trincea. Questo per dire che a volte,
nel mio piccolissimo non c'entra niente, ma intanto una volta in un giornale in riunione non ho criticato, semplicemente ho espresso un'idea differente a quella del direttore e dopo quella che era, certo, tu ne hai ricordato, io l'ho guardato, ma ricordato di che? Cioè, che può succedere? Cioè, al manco non mi può muovere, perché non sono stato 20 anni senza qualifiche, potrò stare altri 20, ma vedete, nel nostro mondo non ci vogliono molte, in realtà non ci vuole molto coraggio, c'è chi l'ha avuto, c'è chi ha perso la vita, ma non per tenere la schiena dritta. L'altra questione di cui avrei voluto parlare con Raffaele è la sottovalutazione che sicuramente c'è stata fino a qualche anno fa e forse c'è ancora adesso sull'aspetto economico del giornale, perché Lenzi ha citato il fatto che Spadolini ha detto sono arrivati i soldi della mafia, comunque sono arrivati i soldi di Sintona, dello IOR, di Marcinkus, quindi la storia poi l'abbiamo saputa. E però quando un sindacato continua a dire no, mi devi dare di più, cioè gli stipendi del Corriere dell'epoca, poi adesso le cose stanno cambiando, ma io mi ricordo, lavoravo come padre in un giornale di provincia, che lavoravamo anche insieme, per un certo periodo noi cioè, magari avessimo metà di quello che avevano loro, no? Allora tu non è che puoi dire ma il bilancio non ho fatto. Ho fatto di poco. Io, siccome ho iniziato a lavorare in un giornale che ripartiva dopo un fallimento, mi sono sempre preoccupato dell'aspetto economico, perché so che dove non c'è equilibrio di bilancio non c'è libertà. Nella migliore delle ipotesi c'è il condizionamento della pubblicità, nel peggiore delle ipotesi ci sono condizionamenti di altro tipo come quelle che abbiamo visto. Il libro, diciamo che sostanzialmente, io non posso sostituirmi a Raffaele nel presentarlo, parla di 40 anni di Corriere, ma diciamo che l'80% vado a peso è sulla vicenda P2, sul periodo di Bella, poi passaggi di Ottone, eccetera, e il resto veloce. Ed è un libro che anche sulla parte finale, due tratti fatti più recenti, è la collezione delle magagne del Corriere. E però lo dico perché non per difendere l'azienda, la testata meglio, per cui lavoro, ma per difendere la democrazia, il senso del libro, o almeno una delle affermazioni che fa per il libro, è un giornalismo libero è possibile, e senza giornalismo non c'è democrazia. Allora, noi abbiamo un periodo in cui sembra, a me pare di sì, insomma, ma comunque si discute se le notizie false diffuse da media non controllate abbiano condizionato le elezioni, alcune elezioni, sappiamo che guarda caso, e guarda caso dalla Russia sono avvenute notizie che non hanno sicuramente favorito Hillary Clinton, hanno favorito Trump, adesso già sulla Francia e sulla Germania Assange ha già detto che si farà sentire, è molto preoccupante questa cosa. Ecco, quello che forse manca in questo libro, lo dico perché è giusto tenerlo presente, che ci sono anche tante pagine belle, anche in quel periodo e anche nel periodo in cui. Questo perché, voi vi ricordate, i Vigili di Natale hanno sequestrato qui a Bologna, nei dintorni, centinaia e centinaia di chili di tortellini. Voi continuate a mangiare i tortellini, mi auguro. Io sì. Io sì. Tutti. Quella della vecchia Malga, io non faccio pubblicità perché è vicino. Io quella vecchia Malga mi fido. Allo Stadio d'Italia mi fido. Poi in altri posti magari io non li mangio. Allora, può non piacere il Corriere, va bene, prendetene un altro, però bisogna distinguere, quindi il fatto che ci siano stati dei giornali o dei periodi dei giornali che sono stati avariati e che siano venuti in asse non vuol dire che dobbiamo cambiare vita. Ecco, l'informazione, ripeto, non dico quella del Corriere, dico l'informazione di fiducia verificata è fondamentale, perché se non si conosce si viene turpinato. Ecco.
Ma questo libro è utile anche per questo, anche per capire anche il fuoco, anche il lettore, se si impegna capisce se qualcosa non funziona. Allora, non tutto, qui ci sono delle cose inquietanti in questo libro. Per esempio, parlavo prima con Paolo, quando a Montedison fece un patto segreto in base al quale il capo dell'economia del Corriere dovrebbe avere il gradimento a Montedison, questa è una cosa scandalosa. Ed è ovvio che nessun CDR, nessuna relazione accetterebbe una roba del genere, però se non la sai, poi... Altre cose si sanno e magari, ecco, io una domanda che ho voluto fare a Raffaele, anche di questo parlo prima con Paolo, a un certo punto un giornalista, per dire che anche in quel periodo c'era gente della schiena dritta, un giornalista a un certo punto, siccome ha cambiato il pezzo e siccome succedevano cose strane, ha detto io mi dimetto e ha lasciato il giornale. Poi il libro non dice cosa è successo, forse niente, e questo è grave. Allora certo si può dare la colpa a Libelli, alla P2, a Tassandini, però forse anche la redazione, e su questo è molto onesto Raffaele, poi adesso poi do la parola alla storica perché è giusto anche inquadrare in quel periodo. Lui dice, noi non l'avevamo capito, lo dice in vari passaggi, e anche qui in alcuni casi onestamente è difficile capire perché i consigli di cuore sono tutti uguali, in altri casi tipo quello è facile capire e quindi magari ecco perché dicevo che è un'intervistura per noi. Allora io darei la parola prima di tutto a Cinzia Venturoli perché è utile sia per raccontarci che è stata la P2 ma sia per inquadrare il periodo perché qui ci sono passaggi forti. Allora Raffaele è stato per 20 anni leader del CDN, viene definito il Soviet, però era un periodo in cui il Corriere, cioè lui stesso a un certo punto dice il direttore mi ha detto è meglio che la tipografia non andiate, ci sono state delle controposizioni tra giornalisti e tipografi molto forti, a un certo punto hanno tappezzato il Corriere di bandiere rosse, poi con l'intervento della CGL nazionale hanno accettato a togliere, ma nessuno aveva il coraggio di toglierle, quindi le ha tolte lui, cioè erano anni veramente diversi in cui insomma, le cose giravano in un modo diverso, forse così. Non ci ricordiamo del tutto. Sì, io non presento il relatore, ormai ha rubato il mestiere lei. Lei si fa così, un buon mestiere, ormai lo conosciamo, non possiamo farci nulla. Sì, grazie. È un libro estremamente interessante. Non l'ho visto così negativo, cioè sì, no? Mi rilascia a quello che si vede in trasparenza che c'erano tante magagne, ma si cercava, no, di fare un'informazione piuttosto onesta e anche soprattutto d'inchiesta, no? Io guardavo un po' i dati, siamo al 77° posto per libertà di stampa fra Moldova e il Benin, quindi insomma questo comincia a essere un dato da cui partire. Dice il testo, poi arrivo alla storia, però uno dei fili conduttori di questo testo è la necessità di una stampa libera a difesa della democrazia. Credo che questo sia una delle parole chiave a questo metafora, insomma, del canarino che si portavano i minatori, no? Quando andavano in miniera e diceva quando il canarino cominciava, insomma, a star male, vuol dire che c'era il gas e bisognava scappare via. È un po' la stessa cosa, la democrazia, quando la libertà di stampa o la stampa non fa più il suo mestiere o fatica a fare il suo mestiere, insomma c'è qualcosa da controllare. Quindi questa è una delle cose che percorrono tutto il libro e mi sembra estremamente interessante. Ci sono vari pezzi, ad esempio l'infrastruzione libera obiettiva costituisce il contributo della stampa affinché la società italiana sciolga il dilemma in senso positivo, cioè migliorando il sistema democratico non rinunciandovi. È un contributo importante e fondamentale, questo è il primo editoriale di Ottone nel 72. Erano anni molto duri, erano anni che si fanno fatica a raccontare a chi non c'era o chi non li ha studiati, perché ci sono stati gli anni 80, che come sappiamo e come ben è stato analizzato, hanno in qualche modo cambiato la prospettiva antropologica. Quando si parla ai ragazzi, spiegare appunto che era
ma neanche tanto scandaloso, quello di mettere le bandiere rosse e di andare, a loro sembra un altro mondo, facciamo fatica a raccontarglielo. Erano anni estremamente complicati, che si leggono molto bene in questo testo, erano anni in cui scoppiavano le bombe, in cui Valpreda era il mostro. Immediatamente il Corriere con i suoi, diciamo, e anche gli altri giornali devono costruire il mostro, e quindi Valpreda è perduto, la furia della vena umana, Corriere dell'Informazione, l'anarchico Valpreda arrestato per concorso nella strage di Milano, Corriere della Sera, arrestati gli assassini, il Messaggero, un anarchico arrestato per la strage, il Resto del Carlino, arrestato un comunista per la strage di Milano, il Secolo d'Italia, il mostro è un comunista anarchico ballerino di Canzonissima arrestato, Roma, questo è, credo che sia il più migliore, no? Perché ma anche che era zoppo, perché a un certo punto era anche un ballerino zoppo, Valpreda, quindi sbatti il mostro in prima pagina, costruisci il mostro. Questa è una delle, delle prime cose che viene appunto messa in rilievo. Un'altra cosa, per esempio, ci racconta è che è un depistaggio, il primo depistaggio che viene fatto per la strage di Piazza Fontana, quella delle valigette. Una valigetta, una bomba non era scoppiata, fotografata chi ha venduto la valigetta, chiama il 113, effettivamente chi ha venduto le valigette chiama il 113, ma nessun giornale e nessuno fa indagini su questo. E guarda caso era uno di Padova che vendeva solo lui queste valigette, le aveva vendute a una persona che assomigliava molto a qualcuno che poi in realtà era stato coinvolto nella strage. E quindi il giornale non lo pubblica, la magistratura non segue, allora iniziamo con il primo, proprio la prima funzione anche di quel giornalismo d'inchiesta che comunque c'era, che comunque era molto importante per seguire quegli eventi che in quegli anni sono tantissimi. Gioia Tauro. Gioia Tauro è stata una bomba durante Vuole chi molla, no? E cambiano l'articolo, prima dove veniva fuori che c'era il dubbio, poi il secondo articolo dice no, è stato un incidente. Quindi anni difficili da raccontare, perché naturalmente c'è una forte pressione politica, ancora non c'è la P2 in quegli anni, però comunque c'è una forte pressione politica. Ma al tempo stesso c'è Pasolini al Corriere. Pasolini che litiga ferocemente, ma che comunque Pasolini è lì, per questo dico che non lo vedo così negativo, no? Allora, 40 giorni nel cassetto, il famoso articolo Io So, ma alla fine quell'articolo Io So è stato pubblicato. Quindi la funzione degli intellettuali e dei giornalisti, anche questo credo che sia una cosa che è molto importante, che è andata un po' sfilacciando, no? Cioè riconoscere la professionalità dei giornalisti e la portata degli intellettuali. Si diceva prima, no? Internet, le bufale, qui chiunque dice una cosa è vera, la post-verità, no? Mi pare che ci siamo inventati anche. Cioè, manca che gli alieni abbiano rapito il Papa, e poi credo che il problema è che ci credono, cioè una volta credevano che i comunisti mangiavano i bambini, adesso forse possono credere questa cosa. Quindi in realtà in questo testo viene fuori un'Italia sconvolta dalle bombe, un'Italia che fa fatica ad essere raccontata, ma un'Italia con intellettuali come Pasolini che dicono io so chi sono appunto i mandanti, so chi sono le persone che si sono macchiate di questa di queste stragi. Altre cose che si possono appunto, cioè l'arrivo della loggia massonica P2 naturalmente è quello che porta via di più l'altra parte del libro. Come mai non ce ne siamo accorti, dice, i segni c'erano, perché non li abbiamo capiti? Viene in mente, sorrido con Marina perché è un discorso che facciamo spesso, Vera Vigilia di Iarac l'anno scorso. Era Virginia Iarac, che è la mamma di una ragazza desaparecida in Argentina, e era scappata dall'Italia per le leggi razziali, tra l'altro c'è un bellissimo lavoro tra Beggis. E lei dice, i 16 c'erano e non li abbiamo visti.
Forse i segni ci sono ancora, questo un po' mi piacerebbe discutere con voi. Ci sono dei segni, noi li stiamo vedendo, li scopriremo solo dopo. Questo potrebbe essere una cosa interessante. Quali erano i segni che dice l'autore che noi abbiamo visti? Lui dice che ci sono 6 editoriali quando c'è l'entrata, no, della loggia massonica P2, oltre alla famosissima intervista di Costanzo, che Costanzo fa a Licio Gelli. 9 gennaio 79, bisogno di pulizia. 13 gennaio 79, la giustizia umiliata. 18 gennaio 79, 2 decreti non cancellano le colpe dello Stato. 20 gennaio 79, la scuola rotta. 3 febbraio 79, le piaghe della sanità. 5 marzo 79, la polizia liquefatta. Leggendoli col senno di poi, pare di leggere dei punti del piano di rinascita democratico. Ma allora... Non firmati, certo, quindi ancora più dei giornalisti. No, ma è vero, nel senso che... Sì, all'epoca, diciamo, all'epoca, dato per capirci, sono, all'epoca c'era un editoriale non firmato, per esempio il direttore del Corriere non firmava mai l'editoriale, firmava solo il primo e l'ultimo, certo. E quindi erano editoriali del direttore. Sì. Quindi c'erano dei segni, dovevamo capire cosa stava succedendo. E, un'altra cosa secondo me molto interessante che ricorda anche quest'altro giornale che era L'Occhio. L'Occhio è scomparso un po', no, dalla memoria collettiva. L'Occhio è questo giornale che fa Maurizio Costanzo, che ha pochissimi lettori, però comunque... E continua una sorta di giornale scandalistico che però in mezzo alle pieghe della ammazzata la moglie perché aveva l'amante o escono cose particolari. Non viene citato qui, ma io ricordo che subito dopo la strage di Bologna Maurizio Costanzo nell'Occhio scrive che probabilmente colui che ha messo la bomba era Sergio Secci, cioè una persona, no? Un figlio del quello che sarà uno dei fondatori dell'associazione dei familiari delle vittime, perché lascia intendere, dice cose false tra l'altro, perché dice è arrivato infine Torquato Secci a trovare suo figlio, perché non muore immediatamente Sergio, e quindi la persona che stava sorvegliando, qualcuno della polizia o dei servizi, lascia intendere che stava sorvegliando Sergio, se n'è andato. Quindi forse, perché sempre no, forse è venuta meno l'idea del fatto che lui potesse essere uno che ha messo la bomba, perché era uno di sinistra, è un ragazzo che aveva studiato al DAMS, non aveva particolari incarichi politici. E ricordo una lettera di Torquato Secci, che solitamente una persona non l'ho conosciuta, ma i suoi scritti sono sempre molto pacati, una lettera furiosa nei confronti di Maurizio Costanzo, comunque dell'Occhio, dove cioè ci sono proprio delle parolacce, è arrabbiatissimo perché dice ma come ti permetti di dire una cosa del genere, lasciare intendere che una delle vittime della strage di Bologna potesse essere il colpevole, quindi una strage dovuta alla sinistra. E qui invece parla di un altro pezzo dell'Occhio che è quello legato invece alle Brigate Rosse. Anche qui c'è un altro discorso molto interessante. Cosa si fa quando le Brigate Rosse ti chiedono di mandare dei comunicati? Li pubblichiamo questi comunicati o non li pubblichiamo? E questo magari dopo, se siete giornalisti, sapete, come dire, potete aiutarci a capire. Nella fattispecie qui l'Occhio invece fa un articolo, praticamente è guerra, è saltato tutto, dobbiamo tipo dichiarare lo stato d'assedio eccetera eccetera. Quindi in mezzo a questi giornali scandalistici, no, a queste cose, escono queste cose qua. Quindi un impegno di Maurizio Costanzo a un certo punto, poi se noi stiamo, pensiamo che in quegli anni Costanzo, colui che poi segue tutta la formazione e l'informazione televisiva, credo che questo sia piuttosto importante, perché tendiamo un pochino a dimenticarcelo il ruolo e il peso di quegli uomini e di quelle organizzazioni. Questo è un altro problema secondo me fondamentale, cioè che rapporto c'è fra la memoria e l'informazione.
Maurizio Costanzo, ma sì, no, Bonaccione, marito della De Filippi. Maurizio Costanzo ha avuto dice Ogelli, un povero vecchio che è riuscito, certo che è molto vecchio, è morto piuttosto vecchio, che è riuscito però, come giustamente ci fa ripercorrere il libro, a mettere in piedi da solo insieme ad altri un'associazione che aveva un potere enorme. Accennavo all'Argentina, cioè la politica estera italiana è stata condizionata dal fatto che i dittatori argentini erano nella loggia massonica P2. Il Corriere della Sera non pubblica, se non ne parlo in modo approfondito, ma non pubblica gli articoli del suo corrispondente, Foa si chiamava, no? Se non sbaglio. E lui è in Argentina, scrive articoli accurati in cui racconta che stanno scomparendo, che stanno uccidendo, scompaiono, non si sa cosa succede, ragazzi, una generazione intera. E il nostro ambasciatore chiude le porte dell'ambasciata e del consolato e non ci si spiega perché, non si spiegano perché, poi dopo è diventato chiaro. Perché in Cile abbiamo salvato gli italiani, gli italo-cileni e anche i cileni e non lo facciamo per l'Argentina? E questo manda degli iscritti e il Corriere non lo pubblica. E quindi un altro, no, come dire, grosso e importante, il Corriere della Sera era il giornale più, uno dei giornali più, forse tuttora, insomma, no? più accreditati, come dicevo prima. Quindi, il fatto che il Corriere della Sera non pubblicasse dell'Argentina e non si sapesse praticamente nulla, credo che sia un'altra delle cose estremamente importanti da sottolineare. E, quindi tutta questa parte, vista dall'interno, a me sarebbe molto piaciuto avere un autore, perché sicuramente anche tante altre cose che non ha scritto ci poteva dare, anche se il clima viene fuori molto bene. Clima molto di contrapposizione, è vero, ma clima anche di confronti schietti, di momenti in cui si poteva davvero, insomma, in qualche modo capire o pensare di poter modificare le cose. Adesso non voglio allungarmi, c'è la visita di Berlusconi, c'è una telefonata di Craxi, mi sembra molto interessante. La telefonata di Craxi che dice: vedi Fiengo, noi abbiamo un progetto ma siamo una minoranza, per realizzarlo quindi nel Corriere abbiamo bisogno di esecutori, dice proprio così scandendo lentamente le sillabe due volte, esecutori, hai capito? In verità, aggiunge anche, calmo e gentile, tu Fiengo sei un ostacolo sulla nostra strada e dovrai andare via da Milano. Mi spiega pazientemente che noi giornalisti con l'idea dell'indipendenza, se i comunisti vanno al potere, finiremo in qualche posto come la Siberia. E tu per primo puoi esserne certo. Mi sembra che sia una telefonata molto interessante da parte di Bettino Craxi, no? Cioè, attento che se vengono i comunisti va in Siberia, non credo che ci fosse il pericolo di, dei comunisti, ma molto probabilmente era un'altra cosa. Quindi il filo che parte da Piazza Fontana, della difficoltà di raccontare e di un momento così drammatico come quello della loggia massonica P2 che diventa proprietaria, che diventa in qualche modo, che usa il giornale, così come scritto nel piano di rinascita democratico, per condizionare l'opinione pubblica. Questa è un'altra parola chiave che ricorre molto spesso. La stampa forma l'opinione pubblica, ma si dice anche in Italia non c'è un'opinione pubblica. Questo è un problema molto grosso nello sviluppo storico italiano, che ce lo portiamo dietro dall'Ottocento, da quando si forma l'opinione pubblica, e l'opinione pubblica, un'opinione pubblica consapevole, cosciente e attenta è essenziale per la democrazia. Con un'opinione pubblica forte, informata, anche se si mettono in atto dei usi politici della storia, usi politici della memoria, non è così grave.
perché se abbiamo un'opinione pubblica che può stare attenta, che vigila, non è così grave. In un paese come l'Italia invece, che non conosce la sua storia, che ha un'opinione pubblica così distratta, così labile, diventa un problema, secondo me diventa un problema, perché proprio passa tutto il contrario di tutto. E allora mi viene da citare Mieli, che io non amo, forse si può dire, non amo particolarmente Mieli. Mieli arriva e dice non credo che lo ami tanto neanche l'autore Mieli, perché la rivoluzione del mielismo non mi sembra propriamente una... Dice rivisitare la storia in chiave revisionistica mettendo in discussione i luoghi comuni della memoria. Quindi nel progetto, diciamo, no, degli ambiti informativi, l'idea di rivisitare in chiave revisionistica, bisogna vedere cosa intendeva, perché la storia naturalmente è sempre rivisitata, ma quale revisionismo? Adesso questo sarebbe interessante chiederglielo, anche alla luce di certe trasmissioni che ha fatto poi Mieli. Quindi un lavoro a tutto tondo, no? Cioè attraverso la storia del giornale c'è la storia dell'Italia, c'è la difficoltà, come dicevo prima, di raccontare la storia dell'Italia e la volontà assoluta di fare un'informazione libera, attenta, critica. Hanno fatto anche questa cosa bellissima della Magna Carta, no? Che hanno proposto durante la proprietà Crespi questa Magna Carta, che io trovo veramente interessante, indipendenza delle pubblicazioni dei giornali dal potere politico, indipendenza delle pubblicazioni dei giornali da ogni gruppo di pressione, difesa attiva delle istituzioni costituzionali, particolare impegno nell'informazione intorno ai problemi sociali, culturali, civili e ambientali, sostegno delle soluzioni più moderne, avanzate, idonee a eliminare gli squilibri, ingiustificati privilegi, le posizioni parassitarie, a promuovere il progresso verso una società più giusta e equilibrata. Cioè, dove si firma? Dove possiamo far partire, facciamo così, perché mi sembra veramente che dentro ci sia tutto. Quindi questo passaggio, quel filo, la necessità di un'informazione libera, la difficoltà di fare un'informazione libera, l'opinione pubblica, i segni e per ultimo questa cosa dell'archivio storico. Sembra forse banale, ma a un certo punto dice stavamo per non buttare via, ma insomma perdere il nostro archivio storico, questo non va bene, e c'è una battaglia per conservare l'archivio storico. Ecco, a me è subito venuto in mente l'archivio storico dell'Unità. L'archivio storico dell'Unità era tutto online, era meraviglioso, perché avevi l'Unità dalla sua fondazione ai giorni nostri online e potevi fare le ricerche per parole chiave, per dati. Da un giorno all'altro è scomparso l'archivio dell'Unità, non c'è più. Adesso abbiamo solo quello della stampa, che poi c'è anche Repubblica, ma naturalmente la stampa è dell'Ottocento, insomma. Dove è finito l'archivio dell'Unità? Abbiamo provato, no, ma adesso lo rimettiamo, non pagate, perché non pagavamo le bollette di Tiscali, facciamo una bolletta. È tutto salvo l'archivio dell'Unità, sì, ma dov'è l'archivio dell'Unità? Allora, la necessità di avere a disposizione gli archivi storici, perché sono indispensabili. Se non abbiamo quelli non possiamo capire il presente, non possiamo progettare il futuro. E non è, viene fuori bene da questo testo, cioè non è una roba di polverosi vecchi, no, che stanno lì, che si trovano, ti ricordi? No, è una cosa fondamentale, una cosa da cui partire, una cosa che ci aiuta a capire il presente e anche a capire come mai appunto a un certo punto Corriere della Sera è pieno di bandiere rosse e nessuno riesce a voglia di tornare, di togliere. Quindi le mie domande che sarebbero state l'autore è questa dei segni. Aiutateci, aiutiamoci a capire se effettivamente ci sono dei segni. Vado un po' a ruota libera, ma io il sondaggio che 8 italiani su 10 vogliono un nuovo corpo è una grande impressione. Ha fatto una grande impressione. Allora, ci sono dei segni che noi non stiamo capendo, ci volete aiutare a capire questi segni? E come facciamo a fare sì che il canarino non muoia? Cioè, come facciamo a tenere in piedi e dare una mano, a collaborare affinché ci sia questa libertà di stampa vera?
era molto giusto il discorso dei soldi che si faceva prima. Come si fa? Cioè, se non sei un'indipendenza economica, ecco, allora come ce la facciamo? Come possiamo fare? Come possiamo fare anche a spiegare ai ragazzi l'importanza di avere un'informazione controllata, verificata. Ecco, queste sarebbero, ma le giro a voi, perché naturalmente molto meglio di me potete rispondere, quindi mi avrebbe di dire che fare, se non fosse che uno l'ha detto un po' di tempo fa, e gli ha dato un nome. Però ecco, cioè, questo testo non è un testo che guarda il passato, secondo me, ma è un testo che davvero ci può aiutare a capire tante cose del presente, ed è un testo, dai, molto appassionante anche, no? Perché dentro ci vede che c'è un uomo che sentiva sul giornale, anche se, no? Magari è, però era sul giornale, ci teneva e lo voleva portare avanti nel migliore dei modi. No, poi lascio rispondere a Paolo. Sono d'accordo, sono segnato che ho fatto la ricerca, che ho detto facciamo la colletta. E appunto il problema, uno dei problemi è questo. La chilotopia del Corriere, 150 anni, il Corriere c'è il Parlamento. Il Corriere è l'unico giornale d'Italia che ha fatto la scelta di mettere internet a pagamento, cioè le prime 10 pagine si vedono le prime 10 notizie della Corriere e dopo si pagano. Io ho colleghi qui a Bologna che si lamentano perché da quando c'è stato messo il cosiddetto paywall, cioè il muro contro il quale, noi lo vediamo, perché noi ogni giorno abbiamo 3-4 report sulle notizie che vengono cliccate, eccetera, vedi che dopo quei 10 giorni del mese, cioè, man mano che avanti il mese, c'è il calo, no? Allora, bisogna decidere. Torno, sapete che ormai avete drogato la vostra cucina. Dovete scegliere voi, volete tortellini cattivi gratis o volete tortellini buoni pagando? Cioè, gratis, mia mamma diceva, gratis non esiste, c'è sempre sotto il trucco, no? E quindi ormai abbiamo accettato questa idea che è sbagliata, ma non per mantenere me, ma per mantenere la democrazia, che l'informazione non costa. L'informazione è una cosa che tu puoi prendere gratis. E invece non è così, così come ci siamo fatti abbindolare dai giganti dell'internet sul discorso della libertà, nessuna regola, il risultato è che nessuna regola, i signori del web sono stranieri e non pagano le tasse. E noi diciamo che quelli ci hanno insegnato la libertà. Secondo me siamo un po' sciocchi. Ecco, io vorrei che, se così come se io dico in questa sala, ho scritto sul giornale che Enrico Franco è un ladro, vengo quel reato e devo dimostrarlo, la stessa cosa dovrà accadere sul web o su altre cose. L'altra cosa è sui segni. Sì, ne abbiamo anche nel presente, però dobbiamo uscire dalla logica, amico mio o amico tuo. Allora, se qualcuno mi dà una sberla, la prendo, mi fa male, che venga da destra o da sinistra, anche dal centro perché c'è una alla schiena. Comunque, mi prende. E forse la lettera che mi è piaciuta di più, cioè la lettura che mi è piaciuta di più, anche per comunione del grosso sistema che ho per l'uomo, è la lettera di Ferruccio Devoto, in cui dice siete stati bastonati da destra e da sinistra. Allora, ogni giornale, anche quello più pulito, sbaglia. Quando fai arrabbiare tutti, è già un buon segno che comunque non... Però noi dobbiamo indignarci quando qualcuno fa liste di prospezione. Sta accadendo in questi giorni, io non voglio fare propaganda politica, ma signori miei, l'uomo forte si chiama Pellegrillo e Casaleggio. Allora, questo è sotto gli occhi di tutti. Noi possiamo far finta di dire la libertà e il web, ma questa è la realtà, mi spiace, non è che faccio propaganda politica, però c'è un sistema di potere che non è controllato, che è gestito da fuori. Abbiamo un sindaco che dice non finco la fiducia dei romani, finco la fiducia di Beppe, cioè, ma neanche di uno che vive lì. Il sindaco di Roma dice io rimango qui, finco la fiducia di un comico genovese. E se lì ci sono, basta vedere,
Oppure diciamo che tutto marcio, allora siccome oggettivamente prima non è che Roma abbia avuto signori sindaci, nessuno, cioè anche qui Rutelli, no, però bisogna distinguere, perché se noi facciamo che tutti i gatti sono bigi, allora ci condanniamo a morire. Allora dobbiamo sapere che il mondo perfetto non esiste. C'è un sindaco migliore e un sindaco peggiore, e un sindaco che proprio non posso accettare. Quindi alcuni segni, qui parliamo più della società, siamo noi che dobbiamo cogliere e ricordarci che cioè, il fatto di è un po' una caratteristica italiana, quella di voler l'uomo della provvidenza, un uomo forte, e ne abbiamo avuti tanti, abbiamo creduto in Segni, abbiamo creduto in Luca Orlando, abbiamo creduto in tanti adesso, in Bossi, abbiamo nel senso di Pietro. Non abbiamo di Pietro, e stavo per scoprire che ognuno di questi, quasi sempre, non tutti, ma poi c'erano macchine che giravano, case, figli, nuove, mogli, amanti, e però non abbiamo mai voluto guardare dentro noi stessi. Per esempio, ricordandoci che se c'è un corruttore ci deve essere un corrotto, perché quando chiediamo il piacere sappiamo la fine. Insomma, è un discorso proprio complesso, più faticoso, però più complesso. Quindi le scorciatoie non ci portano da nessuna parte. Ma chiedo scusa, ma mi appassiona questi discorsi. Adesso ci tengo a sentire prima di Paolo. Qui Paolo ha scritto per la terza due bei libri, Dancing Days, sugli anni 1978-1979, i due anni che hanno cambiato l'Italia, e gli anni 80, l'inizio della barbarie. Non me ne vorrà se cito, visto che lei studia proprio questo periodo, cito quello che c'è nella presentazione di La Terza, dice troppo vicini per essere già storia. Ed è vero, poi persone che studiano con passione, anche con distacco, quell'epoca non ce ne sono molte. Ecco, quindi lui l'ha fatto da giornalista indipendente, quindi da andando a scavare. E c'eri, no, bambino no, però quasi bambino, so, quindi diciamo anche con distacco, io già quegli anni lì me ne ricordo di più. Ecco, tra l'altro, a proposito di aneddoti che lo scorso ho disordinato, ma quando citava il professor Tuoli Locchio, in realtà quello era un editoriale di Costanzo, in cui, ed è riportato nella pagina, e lui dice a un certo punto bisogna sospendere le libertà costituzionali. E un tipografia, uno dice, tu sei, e lo chiamano e gli fanno cambiare il pezzo. Questo per dire che poi può essere comodo scaricare tutto il bene e il male su una persona. Ma io dico sempre, ho sempre sostenuto, forse ho già fatto questa sede perché non sono molto intelligente e molto originale, infatti è un esempio ormai datato perché i sacchetti plastici non ci sono più, dicevo che se ognuno di noi avesse rinunciato a un sacchetto di plastica all'anno avremmo sprecato 60 milioni di sacchetti di plastica. Allora tutti dicono, ma cosa ci posso fare io? Tu tanto cominci a non usare quel sacchetto, no? A prendere la vostra, dell'Hauser, poi se tu, e poi magari dici, ma sì, non è torto, e poi con i 60 milioni diventeranno 120 e forse non abbiamo più, insomma. Quindi vabbè, Paolo, sono stato un po' confuso, ma tu essendo un bravo collega se puoi fare. No, allora io dico un paio di cose in più su alcune cose che sono state dette a proposito del libro di Fiengo, perché chiariscono un po', da un lato il livello dell'aneddotica che Fiengo ha profuso nel libro, e che sono aneddoti che però danno un senso alle vicende che racconta. Ad esempio diceva Enrico Lignizio che a un certo punto la direzione del Corriere vuole liberarsi di Fiengo mandando negli Stati Uniti, a New York, non a Washington, con l'obbligo di non scrivere di politica. Pare che accetti, la moglie tra l'altro è a un certo punto favorevole, insomma proprio all'ultimo momento lui decide di no, benché la sera prima con la moglie si fossero detti al telefono
ok, va bene, partiamo. Quindi il giorno dopo lui si reca dal direttore, Franco Di Bella, e gli dice: guarda, no, non accetto perché abbiamo figli piccoli, anche con mia moglie ne abbiamo parlato. E cosa fa Di Bella? Apre un cassetto, tira fuori un foglio, dice: non raccontare le balle. E su questo foglio c'è la trascrizione della telefonata fatta la sera prima tra Fiano e sua moglie. Questo per dire che venivano controllati da parte della direzione, dell'amministrazione, della loro Cattolica Corriere della Sera, le telefonate, forse non di tutti i giornalisti, sicuramente di quelle di Fiano. Si parlava di l'intervista, eccola qua, l'intervista a Costanzo che arriva già fatta e preparata e titolata e intagliabile in relazione. E questo è un fatto abbastanza noto alle cronache, si è scritto tanto di questa paginata. Si è scritto molto meno, io l'ho trovato raccontato in questo libro di Fiano, di un'intervista a Craxi, che viene pubblicata, adesso non ricordo se nel 78-79 comunque, Craxi già segretario in ascesa del PSI, un'intervista che viene portata alla direzione del Corriere della Sera da Tassandino, quindi dal direttore amministrativo. Il testo viene portato al direttore, finisce in pagina, e non è un'intervista, se l'è scritta lui, se l'è scritta Craxi, non ci sono neppure le domande, tanto che le domande vengono scritte successivamente dal direttore del Corriere della Sera, interpolate nel testo mandato da Craxi. Intervista che infatti viene pubblicata non firmata. Quindi per dire che anche queste cose accadevano al Corriere della Sera. In Sud America si diceva i desaparecidos, va anche detto, perché non tutte le notti sono buie, che fu il Corriere della Sera a pubblicare la lista di 197 desaparecidos italiani per la prima volta, nell'82, quindi diversi anni dopo che questi erano spariti. E era già direttore infatti Cavallari, non più Di Bella, dopo lo scandalo P2. Quindi, vuol dire, il Corriere della Sera non è solo P2, è anche dell'altro evidentemente. Però appunto vengono pubblicate, viene pubblicato questa lettera dopo che per anni non si è lasciato scrivere il corrispondente, come si è detto prima, da Buenos Aires, che addirittura a un certo punto viene spostato Rio de Janeiro, con l'obbligo di non scrivere dei generali argentini, invece che il generale Videla si fece una paginata dicendo che era praticamente, adesso esagero un po', meglio di Garibaldi. Quindi, insomma, questo era il Corriere della Sera all'epoca su queste vicende, per la P2 aveva interessi economici precisi in Uruguay e in Argentina. E quindi, a fronte di tutto questo, potrebbe sembrare una cosa sciocca, secondaria, marginale, quella che poi ho visto scoprire alle mie spalle e che ho ritrovato citato nel libro di Fiengo, cioè mi sono ritrovato citato nel libro di Fiengo a proposito del mio primo libro in cui racconto appunto il 78-79 e molte vicende che riguardavano allora il Corriere della Sera. Allora, dovete sapere che Fiengo ha fatto questa cosa qua quando all'epoca era leader del comitato di redazione. Negli anni in cui si scopre la P2 avevano costruito un dossier gigantesco, un papello così enorme, che poi il comitato di redazione del Consiglio di Fabbrica consegnarono alla commissione P2 a Tina Anselmo. Non c'erano le fotocopie, non c'erano le scannerizzazioni, era roba alta così di pezzi di giornale, quindi anche come dire, invasiva dal punto di vista delle dimensioni. Ne esistono due copie, una agli atti della Commissione P2 e l'altra è conservata all'archivio della biblioteca della facoltà di storia dell'Università di Padova, dove Fiengo insegna. E io l'ho consultata, questo volumone pazzesco, con i fogli che si staccano, una roba complicata anche da vedere. E lì si racconta molto marginalmente questa vicenda di cui ho tratto molto nel mio libro, e che è questa campagna che fece il Corriere della Sera di Di Bella. Poi si scoprì il membro della P2, come Tassandino, come Rizzoli, come Costanzo, come Ciunica, che viene della Sera del Caporedattore, come molti altri nomi importanti della Rizzoli di allora. Questa campagna giornalistica che fecero verso la fine dell'autunno del 78. E di questo mi sarebbe piaciuto parlare con Fiengo proprio perché ci avevamo detto l'altro giorno al telefono, sì, mi sarebbe bello parlare proprio perché, mi diceva lui stesso, l'ho molto sottovalutata anch'io allora, 30-40 anni fa, quella ricetta a proposito dei segni di cui non ci si accorgono, l'avevamo molto sottovalutata, invece è esemplare per capire fino a che punto arrivava la pervasività della, insomma, sì, diciamo, della P2 nella conduzione del giornale, anche
all'interno delle pagine di cultura e spettacoli, perché di questo si tratta. E anche e soprattutto in questa campagna, poi nota come la voglio in prima pagina, cosa fecero? Iniziò quindi ad essere a pubblicare in prima pagina delle lettere di lettori sul tema del lavoro. Allora, dovete immaginare come erano i giornali 40 anni fa, non c'erano le paginate di lettere ai lettori. Corriere della Sera pubblicava due colonne ogni due o tre giorni di lettere dei lettori. La pubblicano in prima pagina. So se, eccola qua, questa è la prima, a destra. Morire d'amore, ma ne vale la pena. Siamo a metà del settembre del 78, quindi Moro non ha da poco ucciso. Due papi sono morti nel corso dell'estate. Un presidente della Repubblica si è dimesso tre volte da uno scandalo, Leone. Terrorismo, insomma, lo ricordate o comunque avete letto. Insomma, non è un periodo proprio straordinario per partire con una campagna di lettere di lettori in prima pagina sul tema dell'amore. Ci fu questa, ce ne fu un'altra, intitolata L'Italia è una Repubblica fondata sull'adulterio, ce ne furono diverse altre. E questo diede vita a una campagna di cui si occuparono tutti i giornali e che portò a far sì che a un certo punto tutti i giornali d'Italia non facevano altro che parlare di riflusso, no? E cioè l'onda che si ritira dopo un decennio di alta politicizzazione, l'onda lunga del 68 che 10 anni dopo si ritira perché nel frattempo c'è stato il terrorismo, la fine delle illusioni, la rivoluzione mancata, eccetera, eccetera. Queste lettere erano false, non erano lettere scritte da lettori, erano lettere false. O meglio, la prima era una lettera riscritta dalla direzione, arrivò una lettera simile, mal scritta, la riscrissero meglio e la decisero di pubblicare in prima pagina. E non erano lettere di lettori, erano lettere inventate dalla direzione del Corriere della Sera, per portare l'attenzione dell'opinione pubblica su questi temi e non solo su quelli della disoccupazione, del terrorismo, della crisi, eccetera. Perché? Devo fare un passo indietro di qualche mese, sono cose che Fiango racconta in questo dossier, ma molto marginalmente, le cita un po' anche nel suo libro, ma molto marginalmente, dicendo appunto che è stata una cosa sottovalutata. Qualche mese prima, e siamo a marzo, aprile del 78, nei giorni del sequestro Moro, la direzione aziendale, diciamo, della Rizzoli, prepara un documento sociologico che si chiama Scenario, e lo dà a tutti i direttori delle tante testate della Rizzoli, allora la Rizzoli era, insomma, aveva diversi quotidiani, diverse settimanali, era il più grosso competitore italiano. In un'Italia in cui non c'era Berlusconi, non c'era televisione, quindi c'erano i giornali, che avevano un peso enorme rispetto ad oggi. Documento che in sostanza dice: l'Italia cambierà faccia nel giro di poco tempo e si avvierà a riscoprire il privato, a disinteressarsi di politica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che sono stati gli anni 80. Ed è bene che voi direttori dei giornali editori vi adeguiate a questo tipo di scenario, appunto, a caccia dei lettori. Quindi fate i giornali calcolando che questo sarà lo scenario sociopolitico che ci dovremo affrontare. E siamo nel 78, nessuno in quel momento sapeva cosa fosse la P2. Nessuno. Ma tutti i vertici della editoria del Corriere della Sera erano tutti uomini di P2. Allora, ripeto, questa cosa qua è secondaria rispetto a non parlare di desaparecido soggettivo. Però anche questo è un segnale di come allora chi deteneva il controllo della Rizzoli voleva in qualche modo spostare l'attenzione dell'opinione pubblica anche e soprattutto su questi temi. Una campagna di distrazione di massa, si potrebbe dire oggi. E va anche detto che la prima lettera la scrisse materialmente Gaspare Barbellini, mi dedica la vice direttore. C'era una base di partenza, io l'ho detto inizialmente, la riscrisse di Gaspare Barbellini, vede che nulla aveva a che fare con la P2, va detto anche questo, quindi anche lì non si può fare vedere nemici ovunque, no? La realtà è anche sempre un po' più sfaccettata. E lui stesso mi raccontò appunto poco prima che uscisse il libro, l'intervistagli disse che lui l'aveva riscritta questa lettera, ma perché scientemente abbiamo deciso qui di Bella di portare l'attenzione dei lettori su questo tema. E non era sbagliato dal punto di vista di un direttore di giornale, che anche il suo compito, tra i suoi compiti, è quello di venderlo. I giornali di venderlo appetibile ai propri lettori. E quindi di parlare anche di temi che adesso ci fanno ridere, una lettera come quella di quello che dice la lettera, cosa diceva tra l'altro. Ho 50 anni,
ho un amante, questa amante mi vuole lasciare perché io non voglio lasciare mia moglie. E quindi sono distrutto, voglio uccidermi per questo. E lo farò se voi nel Corriere della Sera non mi darete un buon motivo, tra l'altro, i vostri editorialisti, per non farlo. Ci fa ridere adesso questa cosa qua, in televisione, in internet, troviamo di tutto, il privato ormai, non c'è più nessun confine tra privato e pubblico, allora vi garantisco che questa cosa qua esplose come una bomba nel dibattito pubblico. Ne parlarono tutti i giornali. Un film, forse lo ricordate, La Terrazza di Scola, lo ricordate di Asman che interpreta un deputato comunista che a un certo punto durante un con che ha un amante, e che non sa come far conciliare l'amante con la politica, ha 50 anni, insomma, questo arriva anche al cinema con Scola, per dire, perché da lì nasce quella parte del film. Dicevo, non è che ha sbagliato dal punto di vista del direttore di giornale, anzi, giusto, di bello che era direttore del Corriere, ha sempre avuto più gusto per la cronaca che per la politica, un grande cronista, lui ha iniziato la sua carriera da cronista, poi capocronista, poi caporedattore, ma era un cronista, non era un politico, non era Spadolini, che era uno stomaco che poi divenne direttore del giornale. Però ecco, Pieno mi diceva giorni fa che questa cosa qua loro va sottovalutata, io non so se si possa scrivere tutto, e quindi anche questa cosa al grande vecchio, no? A Gelli piuttosto che ad altri. Però anche questo era un segnale di come, lo dicevo prima, la pervasività di chi controllava in qualche modo il giornale arrivava anche a questi livelli. Ma è dal punto di vista della pervasività invece, da tutt'altro senso, della pervasività e l'attenzione che dà Fiego a tutti i passaggi complicatissimi che attraversò il Corriere della Sera nel periodo P2, e quindi il quasi fallimento, l'amministrazione controllata, i contrasti sindacali, le beghe societarie, è dettagliatissimo. Io non ho mai trovato raccontato in maniera così dettagliata come in questo libro, è una vicenda complicatissima. Quindi da un punto di vista della memoria, come diceva Cita all'inizio, questo libro è fondamentale per conservare la memoria di questo passaggio complicatissimo con l'editoria italiana. E è importante perché a forza di non coltivare la memoria, parlare di Piazza Fontana, io ricordo che qualche anno fa ci fu una ricerca commissionata dalla provincia di Milano tra i giovani studenti dei licei milanesi, quindi licei milanesi, non scuole di formazione professionale della Basilicata, licei milanesi, in cui si chiedeva in sostanza a questi ragazzi che cosa sapessero di Piazza Fontana, il 70-80% diceva che non essere Brigate Rosse, la bomba, poi la mafia, poi gli zingari, e poi in fondo i fascisti, molto in fondo. A forza di non coltivare la memoria, tra una decina d'anni qualcuno ci dirà che l'11 settembre le Torri Gemelle sono venute giù per un sisma. È per quello che bisogna coltivare la memoria. Grazie Paolo. Prima di dare la parola a voi, se avete le domande, visto che Renzi prima ci sollecitava e anche il professor Venturoli a attualizzare il presente, pensavo, ascoltando, a due segni che per esempio sono passati su cui non c'è stato dibattito. Uno non è recente, credo che sia noto più o meno solo ai vedete lavori, perché non si è poi parlato tanto. Negli ultimi 6 mesi del governo Prodi, le tre principali veterane, le tre principali reti di Mese hanno dato 1500 notizie di nera in un contesto di criminalità calante dati il Ministero dell'Interno. Nei primi 6 mesi del governo Berlusconi, in una situazione di criminalità identica dati il Ministero dell'Interno, le notizie si sono dimezzate, sono state 750, e si sono distinti il TG1 e Canale 5. Allora, su questo, perché quando si parla di occupazione della televisione, si vanno della sorta di Pavia, la gente parla solo per i minuti dati a uno all'altro, e poi dici, e non è lì che si condiziona la gente la condiziona la mattina, quando accendi la televisione e vedi tutti che parlano solo di criminalità e cose, finché ci sono loro, e la sera e vedi queste gazzare che vediamo ancora adesso,
il lavoro c'è solo gli altri che vengono da fuori e cose, noi siamo, ecco. O come, altro esempio, questo vabbè, è una cosa che in realtà non c'entra, però riguarda noi, nel giornalista che parliamo, me l'ha detto un giornalista che tu conosci bene, anche Paolo Pagliano, che è stato il nostro direttore, che è l'autore di Lili Huber, e recentemente una conferenza raccontava che quando c'è stata votata la mozione sul Darfur, quelli delle Iene hanno intervistato i parlamentari che uscivano e ha mandato in onda 10 interviste dimostrando che i nostri parlamentari manco sanno, cioè, uno dice sì, sarà la caramella. Quello che non hanno detto, e nessuno di noi ha scritto, è che loro hanno intervistato 90 deputati e che 80 sapevano cos'era il Darfur, ma non sono andati su, e quindi poi, non polemizzo con lei, e poi lui dice sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali, però se io trasmetto che tutti mi interessano solo quelli, allora questo prima questione chiama anche il nostro conformismo, perché adesso la faccio lunga, insomma, faccio una battuta che tutti capiscono, ho usato un altro esempio, ma niente, non voglio raccontare. Vi ricordate il povero Valfellino Rampi? No? Per 3 mesi tutti cadevano le buche, poi non cade più nessuno, allora c'è una cosa che non funziona. Ecco, la seconda questione più recente, e tu l'hai vissuta in prima persona. Allora è accaduto in Italia un fatto enorme, che se avesse riguardato il Corriere, o peggio ancora Berlusconi, saremmo ancora qui a parlare. Invece è successo, è successa una cosa enorme e nessuno ha detto basta. È successo che gli agnelli, la FIA, quelli che hanno il potere, quelli che hanno le mani sul Corriere, dopo aver depredato il Corriere, perché qui sono documenti del CDR, cioè il buco economico del Corriere, del DRCS, non del Corriere, perché il Corriere ancora adesso produce utili. Il buco deriva dall'affare in Spagna, dall'acquisto di Recoletos, e guarda caso, quando avevano una società al 51%, RCS decide di prenderne il 100%. Chiunque si occupa di economia sa che non serve. Però guarda caso poi quelli che hanno venduto sono diventati sponsor della Ferrari, di gruppo Fiat, cose che capitano. Vabbè, e si sono tratta altre storie. Allora, questi signori, dopo aver depredato RCS, hanno fatto un comunicato in cui hanno detto: noi che abbiamo salvato RCS per ben 2 volte, sicuramente all'inizio Agnelli è un'altra storia, invece Agnelli sicuramente ha aiutato il Corriere, però questi signori hanno detto, sapete che c'è, andate nel diavolo e io vado con il concorrente vostro Repubblica, e quindi hanno fuso la stampa con Repubblica, creando una concentrazione di potere mediatico talmente forte che il suo giornale è stato venduto perché non ho i limiti. E quindi vabbè, ci sarebbe questo, magari cadato in concentrazione, ma queste sono le anomalie della legislazione italiana e di certe realtà locali. Allora, su questa cosa qui nessuno ha detto una parola. Nessuno ha detto una parola. Con dei passaggi evidenti anche, no? Cioè Mario Calabresi viene dalla stampa, adesso dirige Repubblica, ma non vuole dire che Repubblica abbia cambiato niente, no, dico solo che magari qualche domanda, qualche interrogativo ci si sarebbe aspettati. Allora, ritorno al discorso di prima. Quello che voglio dire, e poi voglio sentire Paolo, che è la professoressa, ma se noi ragioniamo sempre in termini di amici e nemici, non andiamo da nessuna parte. Noi dovremmo imparare a ragionare al fatto che se Craxi telefona al direttore del Corriere della Sera che passa l'intervista è una cosa scandalosa, ma anche se adesso mi sfugge il nome, mi viene Di Maio, ma non c'è, adesso qua cosa, Di Maio, ecco, Di Maio, c'è anche Di Maio, fa la lista dei giornalisti, è scandaloso uguale. Quando avremo la forza di fare queste cose, secondo me, però no, allora, per spiegare, io lavoro a Trento in un quotidiano locale che faceva parte del gruppo Espresso fino a 3 mesi fa, al pari di altri 16-17 quotidiani locali, i Veneti, Matino di Padova, Tirreno di Livorno,
eccedeva appunto il Gruppo Espresso nella quota del 20% delle tirature nazionali di quotidiani, con la fusione con la Stampa, e quindi arrivava al 23%, quindi ha dovuto dismettere delle testate, ha dismesso il centro di Pescara, tra l'altro, giornale d'Abruzzo, avete visto quante cose sono successe in Abruzzo in questa settimana, forse sono quelli che si mangiano le mani, e la Nuova Sardegna, un giornale da 50.000 copie di Sassari, la città di Salerno e il mio giornale, cioè l'Alto Adige e Trentino, ben udito di 30.000 anni. Come no, si diceva? Per dire, non era oltre il 20%, cioè sono andati veramente a perdere. E quindi, come dire, eccedeva e prima ha dovuto scendere sotto il 20%. Probabilmente siamo a 19,999 adesso, e se anche fossero 20,01 ormai è andata, proprio perché nessuno ha detto niente. O meglio, ma tu lo sai che cosa si diceva, si faceva come dire il toto data su quando la Mondardini, cioè l'amministratrice delegata del Gruppo Espresso, sarebbe diventata ministro delle attività produttive, per chiarire cointeressenze tra governo e gruppi editoriali. C'è la vecchia dritta battuta che tutti tirano fuori, no? Di De Benedetti che aveva la prima tessera numero uno del PD, che poi non è vero, insomma, solo per dire gli intenti, no? Di De Benedetti. Ma insomma è vero, non si è detto niente, anzi, a me pare di aver detto addirittura in novembre, dicembre, che la CICOM non apriva neanche la pratica, si fidava di fatto, cioè c'è proprio la follia. Se Berlusconi avesse fatto una roba del genere, io lo dico non da berlusconiano evidentemente, ma se Berlusconi avesse fatto una roba del genere, ne ha fatte, non nei quotidiani, però insomma, ricordate quando ha tentato negli anni 80 di acquisire, fine anni 80 di acquisire Repubblica, la Cagnara che avvenne, no? Perché scompra tutto, no? Ma insomma, se lo fa Repubblica, la Stampa, nessuno dice niente. E non è che la cosa sia, come dire, neutra dal punto di vista della concentrazione editoriale, sì, rispetto alle limiti, ma pensate a Torino in Liguria, perché la Stampa vuol dire del secolo XIX di Genova, che fa parte della Itenica, del gruppo editoriale della Stampa. Cioè, a Genova e a Torino tutti i giornali sono dello stesso editore. Va bene, ok, però, insomma, chiediamoci se questo non possa creare dei problemi, indipendentemente dal fatto che domani sicuramente, perché Stampa e Repubblica non avrebbe rientrato un corrispondente a